Buongiorno a tutto il mondo, diceva il grande dottor del mar, Ciro Pascal. Stamani mattina, pazzia, sono andato a fare un tuffo, mi sono buttato dalla rotondina di quel cianella e volevo andare a Chioma. Mare, ieri c'era mare mossissimo, surfisti, e stamattina di volo l'acqua era torbida e sul Dolomito era torbida, tanto che non ci posso pescare. Sono andato a quel cianella, volevo fare dalla rotondina a Chioma, invece il mare ha cominciato a fare bizze mentre mi cambiavo. Scirocco, tiro sasso, incredibile, non ho visto nulla, niente, nulla, sono quasi arrivato a metà percorso, tocco il fondo, da quando ho lasciato la superficie 14 secondi netti, nemmeno 13 secondi. Purtroppo l'asta picchia nello scoglio dietro e non lanciagola. Siccome è un'asta che ha più di 11 anni, ho detto si spacca e mi va via il pesce. O se no, siccome ho lo 0,80 di monofilo, ho detto l'ho presa nelle gagge, vuoi vedere che lo taglia? E ecco la reazione mia, ora si sente. Anche perché era già un'ora e mezzo senza aver visto un pesce decente da spararli. Acqua stellare, per le condizioni c'era ieri, acqua veramente stellare. Ho visto due spigolette nel torbido, ma torbido serio, dove c'era larghe morte, ma tutti... Non so se avete visto la flessione dell'asta, cosa ha fatto. Una di vuoto da 6,3, 25. Per me è un pesce meraviglioso, anche perché sono stanchissimo, corrente fortissima, gli urlo di star ferma che non gli faccio niente, non era vero, bello sapere. Ce l'ho fatta, l'ho presa. Dunque, per il peso è pulita, pesata lì sul posto, c'è un omino che non so cosa faceva, 3,4 kg. Sul posto, pesata, pulita, io l'avevo già pulita, l'avevo sbuzzata, l'avevo macellata, era 3,4 kg. Qui è dove sono uscito, non ce l'ho fatta arrivare a Chioma, perché non sembra, ma c'è una corrente fortissima, fra un quarto d'ora gira a ponente, ora è scirocchetto, ma gira a ponente. Qui il pesce per me è meraviglioso, veramente bellissimo, grazie a tutti come sempre, grazie al mare, grazie a me stesso, è stato incredibile, veramente, la passione, tanto sacrificio, ciao a tutti.